Ma cosa succederà di pazzesco nelle prossime pellicole sugli Avengers? Perché come sappiamo bene, uscirà nel 2026 Avengers The Kang Dynasty e nel 2027 Avengers Secret Wars. Ma sappiamo veramente poco a riguardo. Tranne il fatto che sono usciti dei rumor e qualche indiscrezione riguardo più che altro il secondo film, che hanno un po' catturato l'attenzione di noi fan. E oggi ve ne andrò un po' a parlare. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. E si presume che verrà utilizzato un po' uno stile che abbiamo già visto nella saga dell'infinito, ovvero nella prima parte, ovvero Infinity War. Viene un po' introdotto un po' meglio il cattivo, ci sono varie guerre e alla fine i nostri Avengers perdono, per poi ritrovarsi nella seconda parte e concludere nella battaglia finale dove trionferanno. E qua secondo me succederà una cosa simile, ovvero in The Kang Dynasty ci sarà tutto il concilio dei Kang che abbiamo già visto un po' in Loki, un po' in Ant-Man and the Wasp, Quantumania, e i nostri Avengers di Terra 616, che è quella, sono i Vendicatori che conosciamo noi, ovvero quelli arrivati fino ad adesso, togliendo chi è morto e chi non c'è più, e perderanno nello scontro finale contro Kang. Nella seconda parte, ovvero in Secret Wars, ritroveremo questi Avengers di 616 aiutati da qualcuno che si ritroveranno a affrontare il nostro Kang nello scontro finale e vinceranno. Ma la cosa che ha stuzzicato di più i fan è stata il sapere che in questa seconda parte ci saranno dei cameo abbastanza inaspettati, ovvero, come sapete bene, con Secret Wars si conclude la saga del multiverso, no? Quindi da noi fan ci si aspetta, diciamo, tutta una serie di personaggi, tutta una serie di camei, tutta una serie di cose che, insomma, consolidino questo multiverso, perché multiverso è una cosa molto in grande, se pensate. Quindi si presume che tirino fuori cose da ogni dove. E in questo rumor, ragazzi, ce ne sono delle belle. Infatti, si vocifera che in questa seconda parte legata al crossover sui nostri Avengers vi sia la TVA, quell'associazione che si occupa di mantenere ordine nelle cose spaziali, quella introdotta nella serie di Loki, che introdurrà delle persone multiversali, dei guerrieri del multiverso particolare che andranno a riunire i nostri Vendicatori con cui affronteranno infine il nostro Kang e vinceranno. Ma il bello è chi saranno questi Vendicatori? E pare che dai rumors sia stato detto che vi saranno Tobey Maguire, che tornerà nei panni di Spider-Man, lo avevamo già rivisto in Spider-Man No Way Home in una bellissima forma, e insieme a lui si aggiungeranno altre due persone che ritroveremo anche nel film Deadpool 3. Sto parlando di Deadpool stesso e anche il nostro Wolverine di Hugh Jackman. E quindi questo trio ha praticamente sconvolto i fan. Ve lo immaginate il fatto che queste tre persone, questi tre supereroi di parti totalmente diverse, si debbano riunire e affrontare una minaccia multiversale? È una cosa veramente incredibile. Quindi immagino ce ne saranno veramente delle belle in questo film e non vedo l'ora che arrivi. Forse è uno dei film che mi fa più hype in assoluto, oltre a Deadpool 3, dato che purtroppo tutte le altre pellicole stanno andando un po', diciamo che non è il loro miglior momento. Comunque, ragazzi, io spero che voi siate curiosi di scoprire cosa succederà veramente, perché è una cosa assurda rivedere tutti i personaggi dei vecchi film che instaurano anche un rapporto con quelli nuovi. Quindi sarà sia una cosa nostalgica, sia una cosa fantastica, e spero che rimanga anche una cosa epica. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, vi chiedo di seguirmi sui social, abbiamo Facebook e Instagram dove tutti i giorni pubblichiamo notizie su film e serie TV. Ricordatevi poi di seguirci anche su YouTube, cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!